Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Maria, eccomi qui dietro alla chiesa di San Giacobbe a Međugorje, dove c'è questo altare esterno che è stato costruito nel 1989. Hanno cominciato, scusa, a costruire e hanno finito questo nel 1990, questo altare dove c'è durante la stagione il programma serale, famoso programma serale, due rosari, santa messa, poi adorazione. E adesso voglio farvi vedere un'altra cosa per me speciale. Sto camminando verso la cappella dove c'è adorazione. Ecco, qui c'è la chiesa. E subito qui vicino c'è cappella per l'adorazione. I lavori di questo edificio hanno iniziato nell'ottobre del 1989 e furono completati alla fine di marzo del 1990 per dare spazio ai pellegrini che possano adorare in silenzio a Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. E a causa della mancanza di spazi per la preghiera nel santuario, nella cappella si celebrano sante messe per i gruppi linguistici al mattino. Ecco, qui c'è cappella, si entra qui. E per l'adorazione questa cappella sarà aperta nel pomeriggio, quando viene esposto il Santissimo Sacramento dell'altare. Qui al piano terra dell'edificio si trovano gli uffici per le necessità della parrocchia e dei pellegrini. E nella cappella dell'adorazione furono collocati nell'anno 2000 i rilievi di cinque sacerdoti di questa parrocchia, martiri della fede, giustiziati dai comunisti alla fine della seconda guerra mondiale. Al primo piano si trovano le stanze per le suore francescane che prestano servizio in questa parrocchia. Voglio condividere con voi una cosa che ho letto una volta e ho sentito da un sacerdote che Gesù ha promesso che tutto quello che preghiamo in questa ora misericordiosa, adesso siamo entrati in ora misericordiosa, cioè dalle 3 alle 4, lui risponderà alle nostre preghiere sempre, ogni volta. E io devo testimoniare, dire a voi che è successo a me, perché durante il periodo di Covid lavoravo in un'agenzia turistica qui a Međugorje e sapendo che ho perso questo lavoro perché non erano pellegrini qui a Međugorje presenti in quel periodo difficile per tutti noi, venivo ogni giorno qui dalle 3 alle 4 e pregavo per una missione, un lavoro nuovo. Il primo giorno quando sono venuto qui, ho chiesto alla nostra madre, che è sempre accanto a Gesù in Santissimo Sacramento altare, aiutami per favore, perché non so cosa, io non posso fare niente, sono bisognoso del tuo aiuto e aiuto del tuo figlio Gesù.
da quel momento pregavo 3 mesi ogni giorno, dalle 3 alle 4. E quando è venuto il giorno, quando non lavoravo più in quella agenzia, 1 luglio 2020, stesso giorno ho cominciato a lavorare per Radio Maria qui a Medjugorje. Ecco, questo era proprio uno miracolo per me. Anche ho detto questo, ho raccontato questa storia al nostro vescovo, scusate, al nostro parroco. In quel momento era padre Marinko Sciacotta, che lui sa e tutti gli altri che sanno che tutto quello che preghiamo Gesù risponde in questa ora. E adesso voglio entrare dentro per voi e stare per qualche minuti davanti a Gesù, e porto a lui nella vostra giornata, nelle vostre case, nel tutto il vostro lavoro di oggi. E non parlo più, perché dentro dobbiamo stare tutti in silenzio. Ecco.